È davvero intelligente, furbo e sorridente Doraemon, The Cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, va qua e là quando e come gli va. Doraemon, da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali, ma chissà come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai. Doraemon, 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 sei il gatto ideale, ma il tuo mini padrone è un vero pigrone. Sai già che dormirà, niente lo sveglierà, e perciò in ritardo arriverà. Doraemon, Doraemon. Stavolta sembra tutto tranquillo. Ah, leggerò il mio fumetto in santa pace. Me l'hai portato? Di che cosa parli? È il numero di questo mese, vero? Dammelo da bravo, lo leggo prima io, così poi ti dico se merita o no. No, non voglio. Dammelo! Ho detto che non voglio. Oh, non mi dire. Ti sei dimenticato della tua promessa, Nobita? Quale promessa? Ma come mi avevi promesso che quello che tuo è mio e che quello che mio è mio? Come hai potuto dimenticarlo? E quando avrei fatto una promessa del genere? Il primo giorno delle elementari, sotto al grande albero di ciliegio! Ma davvero non ricordi niente di niente, Nobita? Non so di che cosa stai parlando. Ti aspetto sotto a quell'albero domani. Se ci sarai ti ridarò il fumetto. Ma attento, se non verrai sarà mio per sempre. Ogni volta la stessa storia. Quel prepotente di Gianni mi ruba sempre i fumetti. E il numero di questo mese poi includeva anche un paio di occhiali speciali per leggere il fumetto in 3D. Cerca di calmarti, lascialo preso in prestito. Ha detto che te lo ridarà domani, no? Sì, è vero, però so già che non mi restituirà mai gli occhiali 3D. Figurati, sarò fortunato se mi ridarà anche solo il fumetto domani sotto il grande albero di ciliegio. Oh? A proposito, dove sarà quell'albero? Dove gli avrò fatto quella promessa? Come, non te lo ricordi? Gian dice che è successo il primo giorno delle elementari, ma io non mi ricordo niente, è passato troppo tempo. Ma perché devono capitare tutti a me? Dai, su, adesso non esagerare. Oh, l'annuario scolastico. Chissà, magari qui potremo trovare qualche indizio. Qui dice ricordi del primo giorno di scuola. Potrei aver scritto qualcosa su quell'albero. Ah, vediamo un po'. Impegnati di più. Ma è del tutto illeggibile, hai scritto soltanto due righe. Oh, hai ragione. Ehi, i tuoi compagni però hanno scritto delle cose più interessanti. Leggi, leggi, sono curioso. Ricordi del primo giorno di scuola, Takeshi Goda, prima elementare. Questo l'ha scritto Gian. Perfetto, comincerò leggendo il pensierino di Gian. Sì, dai, leggilo. Il mio primo giorno di scuola la sveglia non ha suonato. Gian, non posso crederci, dormi ancora? So, alzati o farai tardi già dal primo giorno di scuola! Come ho fatto a non svegliarmi? Non immaginavo che questo in seguito avrebbe provocato un terribile incidente. Peccato siano finite le vacanze! Ma vedrai che ci divertiremo! La cerimonia di benvenuto comincerà tra poco! Oh? Ma che cos'è? Oh, ecco dove era finita la sveglia! Allora non c'è nessun incendio! Questo è proprio da Gian! E tu non ricordi niente neanche di tutto questo? No, niente di niente! E adesso il prossimo pensierino! Sì, d'accordo, vediamo un po'. Il prossimo è di Tetsuya.
Il giorno prima dell'inizio della scuola, il mio papà ha deciso di tagliarmi un po' i capelli. Bene, ho quasi finito. Oh, sulla sinistra sono un po' più corti. Gli darò una spuntatina. Oh no, adesso sono più corti sulla destra. Rimedio subito. Oh, e adesso a sinistra. Ogni volta che ci ripenso mi viene da piangere. Il prossimo! Bene, il prossimo è di Motomi. Non vedevo l'ora di cominciare le elementari. Ero molto emozionata. Ma mentre andavo a piedi verso la scuola... Oh, piove! Non dimenticherò mai l'espressione insolente di quel piccione. Dai, dai, leggine un altro. Ti ricordi che stiamo leggendo questo annuario per trovare indizi sul grande albero? Eh? Oh, già, me ne ero dimenticato. Ma è tutto inutile. Finora non è emerso neanche un indizio. Ci sono! Con la macchina del tempo potremmo tornare indietro al primo giorno di scuola. Ottima idea! Macchina del tempo al primo giorno di scuola di Nobita. Sì, andiamo! Il primo giorno di scuola di Nobita! Olà cartella, olà cartella, guarda che bella, guarda che bella! Guarda, quello sono io, come ero piccolo! Eri proprio contento di avere una cartella, eh? Già! Oh tesoro, ma quell'orologio si è fermato di nuovo! Eh? Ma hai ragione! Accidenti, la cerimonia di benvenuto inizia tra 10 minuti! Siamo in ritardo! E devo ancora comprare il nastro per la videocamera! Ci vado subito, voi avviatevi! Sembra che siano tutti molto agitati! Già! Nobita, dai, devi sbrigarti! Mamma, cantiamo insieme la canzoncina del sole che sorge! Più tardi, adesso non c'è tempo! È finita sul tetto del signor Caminari! Mamma, è un po' più a sinistra! Così va bene? No, ha detto sinistra! Ehi, voi! Si può sapere che state facendo? Scusi, dobbiamo recuperare una scarpa. Ecco qua! Grazie, grazie mille, signor Caminari. E scusi per il disturbo, sono davvero mortificata. Dai, sbrigati, mamma, così mi farei fare tardi. Guarda che sei stato tu a lanciare la scarpa sul tetto. Scusate, scusate per il ritardo. Lui è il mio figlio Nobita. Oh, bene, ci siamo tutti finalmente. Buongiorno, Nobita, come va? Nobita, dai, saluta il maestro. Buongiorno, signor maestro. Quel bambino è proprio un imbranato. Dunque, così è che hai cominciato il tuo percorso scolastico. Ora capisco tutto. E dai, non infierire. Tieni. Oh, grazie, sei molto gentile. Adesso devi cambiarti le scarpe. Gli armadietti sono laggiù. Sì. Oh, Shizuka, sei sempre il mio faro nella tempesta. Lei è sempre stata così dolce e gentile con me. Oh, Nobita, ti sei accorto che ancora non c'è traccia di quell'albero? Già, è vero. Ora che ci siamo tutti, possiamo dare inizio alla cerimonia di benvenuto. In piedi. Ehi, guarda, dove starà andando il piccolo Nobita? Oh? Questo suono non sarà mica... Aiuto, Alfredo! Oh no, non resisto più! Ragazzi, credo di aver trovato il colpevole. Oh no, non avevo spento la sveglia! Allora non c'è nessun incendio! Ehi, ma come? Qui non c'è più nessuno! Oh no, forse la cerimonia di benvenuto è già finita! Ha ha ha!
Per favore, comportati bene. Ehi, il piccolo Nobita non è con gli altri. Sì, hai ragione. Maestro, aspetti, Nobita Nobi non è qui. Dove potrebbe essere andato? Vado subito a cercarlo, voi aspettatemi qui. Sono sicuro che non ci vorrà molto. Signora Nobi, stia tranquilla, vada pure a sedersi. Va bene. Presto, andiamo a cercarlo. Da che parte dovrò andare? Ci sono, Pantofola, indicami la strada! Nobita! Nobita, dove sei? Signor maestro, c'è qualche novità. È riuscito a trovare Nobita? No, purtroppo non ancora. Maestro, la prego, torni pure a celebrare la cerimonia di benvenuto. Ci penserò io a cercare mio figlio. Ah, ma no, la cerimonia può aspettare. Però le consiglio di andare a casa. Nobita potrebbe essere tornato lì. Oh, sì, hai ragione. Presto, dobbiamo andare a cercarlo fuori dalla scuola. D'accordo. Nobita, dove sei? Nobita, sei qui! Dove ti sei cacciato? Avanti, vieni fuori! Nobita, sei qui! Certo che è proprio strano. Non ricordo niente di questa giornata, eppure è successo di tutto. Solo tu puoi dimenticare una giornata del genere. Una scarpina? Nobita Nobi! È del piccolo Nobita! Aspetta, potrebbe tornarci utile! Naso del cane poliziotto! Da questa parte! Ehi, aspettami! Rallenta, Doraemon! Ehi, non dovresti startene qua fuori tutto da solo, lo sai? Scusa, ma tu chi sei? Non ti conosco. Non ha importanza, metti questa e torna a scuola. Ti stanno cercando tutti, sono in pensiero per te. Però, come faccio senza la cartella? Che cosa? Non dirmi che l'hai persa! È su quel furgone! Aspetta! Insomma, si può sapere dove stai correndo! Fermati! Ancora nessuna traccia di Nobita. John, sono io! Il maestro ha detto che la cerimonia di benvenuto inizierà fra 30 minuti. Ora basta, lo troverò io! Dove vai? Aspetta! Non puoi andartene da scuola così, finirai nei guai! John, torna qui!
Non sono riuscita a fermarlo. Ma dove mi trovo? Dove sono finito? Ah? Ah. Sta piovendo. Sta diluviando. Devo trovarlo al più presto. Doraemon, ma dove ti eri cacciato? Ho trovato Nobita. Eh? E adesso dov'è? Purtroppo è scappato di nuovo. Gli ho detto di tornare a scuola, ma non mi ha dato ascolto. Dice di aver perso la cartella. Ha perso la cartella? Presto, annusa in giro e cerca di trovarlo. Potrei anche provarci, ma sarebbe inutile. Questa pioggia avrà già cancellato tutte le tracce di odori. Ah, e se provassimo con un altro ciuschi? Oh, giusto. Bastone cerca persone! Ha una precisione di appena il 70%, ma è sempre meglio di niente. Dici dove si trova Nobita? Non questa Nobita! Voglio sapere dove si trova il piccolo Nobita! Da quella parte! Che cosa posso fare? Dove può essere andato? E ora che faccio? Non so dove mi trovi, non so come tornare a casa. E poi ho perso la cartella. E adesso non potrò più andare a scuola. Eccoti finalmente! Non piangere, ma si può sapere come sei finito da queste parti? Lascia fare a me, ok? Aspetti! No! No! Guarda, Doraemon, è Gian! Tutto bene. Prendi, al volo! La mia cartella! Oh, grazie di cuore, Gian! Ah, è stato un gioco da ragazzi. E poi dovevo farlo, perché in fondo quello che è tuo è anche mio. Eh? È chiaro, no? Tutto ciò che appartiene a te appartiene anche a me. Però tutto ciò che appartiene a me appartiene solo a me. Certo!
finalmente ha smesso di piovere. Wow, che meraviglia! Avanti, Nobita, promettimelo qui, sotto a quest'albero di ciliegio. Da questo momento in poi tutto ciò che appartiene a te appartiene anche a me. E tutto ciò che appartiene a me appartiene solo a me. Sì, va bene, te lo prometto. Perfetto, allora da oggi saremo amici per la pelle. Come ho fatto a farmi imbrogliare in questo modo? Il nostro Gian è sempre stato un gran furbacchione. Ma la cosa importante è che finalmente hai trovato l'albero che stavi cercando. Sì, ma che sciocco sono stato. Oh, Nobita, finalmente! Che cosa sono? Siamo venuti a cercarti anche noi due. Bravi ragazzi, è così che si comportano i veri amici. Che stiamo aspettando? Torniamo tutti alla cerimonia! Sì! Tutti in piedi, prego! Tutto è bene quel che finisce bene. Allora, vogliamo tornare nel presente? Volentieri. Accidenti, sono molto in ritardo. Ciao, Nobita! Allora, alla fine ti sei ricordato del nostro albero? Certo, ovviamente! Ecco, tieni, ti restituisco il tuo fumetto. Però il gadget speciale di questo mese, come sempre, me lo tengo io. Già non vedo l'ora che esca il prossimo numero! Ma non è giusto! E dai, Gian, ridammi anche gli occhiali! Gian, aspetta!